Sport e disabilità, uniamo le forze e vinciamo insieme. L'assessore Remo Sernagiotto ha incontrato e premiato a Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto, i 5 nuotatori veneti con sindrome di Down che hanno partecipato l'anno passato ai campionati mondiali in Liguria. Ognuno ha dei talenti, ognuno ha ambizioni, come tutti noi. E io voglio costruire un modello in Veneto che non era solo legato a delle scelte magari anche positive, non negative, ma o la residenzialità o il CEO. No, io vorrei che ogni ragazzo potesse scegliere. Sono campione di vita in tutti i sensi, nello sport, perché è uno dei pochi sport puliti che esistano ancora. E poi perché sono puliti i propri ragazzi, sono puliti nei riguardi dei loro compagni, della società. Guardi, stare con loro si impara tantissimo. Io ho imparato da loro tante cose, ma non pietismo, ho imparato tante cose che ho proiettato poi anche nella mia famiglia e negli amici. Sono tre le atlete, Martina Villanova, Silvia Pavanetto, Sara Zanca e due gli atleti, Davide Spagnol e Luca Bicciatto, iscritti alle società sportive di Montebelluna, Padova, Venezia e Rovigo, che hanno saputo regalare forti emozioni e aiutato la squadra a raggiungere ottimi risultati. Martina sceglie di fare nuoto, Sofia sceglie di fare sci, un'altra sceglie di fare teatro, un altro sceglie di fare un'altra cosa. Tutti rientrano nel livello essenziale della loro vita. E questa è la grande, qualche volta lotta, ma è il grande percorso della innovazione nelle politiche sociali. La differenza è normale nello sport, che è uno straordinario strumento di integrazione sociale, quando praticato, come in questo caso, con criterio e qualità. Quando finisco la mia legislatura, spero di aver costruito un modello di vita indipendente, cioè di scelta di vita. E le risorse che noi ridistribuiamo, prese dalla tassazione, per l'interesse di questi ragazzi, della non autosufficienza, della disabilità, però devono essere risorse che vanno a tutti. Ognuno può scegliere un modello di vita. Non che noi costruiamo un modello di vita per loro. E questo è il tentativo. Possono fare sport e frequentare amici, andare a scuola e stare con gli altri coetanei. Sono dei veri campioni nella vita, come anche nello sport.